Signor Presidente, colleghi, gentile Ministro. Oggi in Aula sottopongo all'attenzione del Governo il tema dei dottorati. L'Italia è uno dei paesi OCSE col più basso tasso di studenti di dottorato. L'ultimo rapporto, Education at a Glance 2022, registrava per il nostro paese un numero di 31.000 dottorandi. Sono numeri ai noi al di sotto di paesi come Francia 66.000, Germania 182.000 e ancora Spagna. Secondo il CNR, solo lo 0,5% della popolazione in età lavorativa in Italia ha un dottorato di ricerca. In Europa la stessa percentuale in media è dell'1,2%. Il numero di dottorandi è significativo in un paese che vuole sfruttare al meglio la propria capacità di creare innovazione e quindi di guardare al futuro. Sappiamo tutti quanto sia importante la sfida del PNRR. Per sfruttare al meglio questa sfida, però, è necessario affiancare un patto delle competenze. Cito un dato. Nel 2022 il 43% delle assunzioni programmate dalle aziende italiane non è andato a buon fine per mancanza di profili adatti. Lo skill mismatch tra domanda e offerta di lavoro è una realtà che per questo governo e questa maggioranza rappresenta una priorità da affrontare. Su questo aspetto il PNRR non a caso prevede un impegno rilevante per colmare lo skill gap cruciale per sostenere un ecosistema dell'innovazione. I bandi PNRR per borse di dottorato per un totale di 7.500 posti rappresentano un primo e significativo passo in avanti. Bisogna fare di più. Il 2023 rappresenta un anno chiave per voltare pagina. Serve un significativo incremento in termini di risorse finanziarie nel sostenere nuove borse di dottorato e incentivi specifici per rendere più attrattive le prospettive di lavoro dei futuri dottori di ricerca. Cari colleghi, le nostre università, penso a quella di Padova ad esempio, di cui lei, caro Ministro, ha inaugurato qualche settimana fa, sono nei principali ranking internazionali. Bisogna avvicinare mondo della ricerca e mondo delle imprese. Le risorse del PNRR ci sono e vanno bene. Il PNRR è una scintilla. Ora dobbiamo alimentarla. Come? Sfruttando queste risorse bene e investendo su dottorati innovativi, guardando ad un disegno che abbia una prospettiva, una visione di almeno 20-30 anni. Per questo motivo oggi all'attenzione del Governo pongo questa importante e fondamentale questione. Al Ministro Bernini, che ringrazio per essere qui con noi oggi pomeriggio, chiediamo come l'esecutivo intenda intervenire per agevolare il raggiungimento di target impegnativi e al tempo stesso strategici per il Paese, rendendo maggiormente attrattivi i percorsi di dottorato, sia in generale che in modo particolare quelli innovativi che guardano al mondo produttivo. Grazie. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Bernini, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie, signora Presidente. Sono io che ringrazio lei, Presidente De Poli, per avere posto l'attenzione sul tema dei dottorati di ricerca, anzi dei dottorati della ricerca e dell'impresa, a cui come Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale attribuiamo un ruolo centrale, anzi strategico, per la vita del Paese. Le enormi potenzialità, ad esempio dei cosiddetti dottorati innovativi, che lei ha giustamente menzionato, i dottorati industriali innovativi, in termini di professionalità altamente qualificate, sono fino ad ora rimaste in parte inespresse. In questa prospettiva il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che lei evocava potrà essere determinante per la crescita esponenziale dei numeri da lei indicati. Grazie anche alle risorse assicurate dal Piano sarà possibile agire su due livelli distinti, con il risultato di valorizzare i percorsi dei dottorati e i loro sbocchi sull'occupazione. Questa è in assoluto la cosa più importante. Il nostro primo obiettivo è garantire un adeguato supporto finanziario per un numero sempre crescente di borse di studio. Su questa linea di intervento le do una notizia, Presidente De Poli. Ho firmato proprio ieri due decreti ministeriali che assicurano 18.770 borse di dottorato
con un finanziamento di oltre 726 milioni di euro. Le borse di dottorato di ricerca saranno bandite per il prossimo anno accademico 2023-2024, quindi subito. Al tempo stesso stiamo lavorando per accrescere l'attrattività di questi percorsi proprio in relazione alle prospettive occupazionali, mettendole in stretta relazione con il mondo produttivo, quindi rendendole attrattive per le imprese. In questa direzione, con il decreto legge 13/23, il cosiddetto decreto PNRR, sono stati introdotti benefici contributivi a favore delle imprese che partecipino al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo e che puntano ad un innalzamento delle qualifiche del personale. Potranno infatti giovarsi del taglio del cuneo fiscale per l'assunzione di dottori di ricerca per un investimento complessivo pari a 150 milioni di euro messi a disposizione dal PNRR per agevolare un totale di 20.000 assunzioni. Sono numeri reali, Presidente De Poli. L'obiettivo è creare un circolo virtuoso che abbia a monte esperienze di cofinanziamento tra pubblico e privato e a valle incentivi all'assunzione di personale qualificato. È così che puntiamo a far emergere il legame imprescindibile tra ricerca e impresa. Investire nel capitale umano, creare un sistema nazionale della ricerca basato sulla capacità di far rete tra università, enti di ricerca e imprese, sarà nostro compito, con il vostro aiuto, fare in modo che non vi siano più occasioni mancate e che l'Italia si allinei agli standard degli altri paesi europei. Grazie. Interviene in replica il senatore De Poli. Grazie. Signor Ministro, mi ritengo soddisfatto, piacevolmente soddisfatto dalla sua risposta, ma non in quanto senatore di quest'Aula della Repubblica Italiana, ma soprattutto per i giovani, per la possibilità che hanno, secondo la sua risposta, decine di migliaia di ragazzi di poter avere le borse di studio, 18.770 mi sono segnato se non erro, per 726 milioni di euro. Credo che sia una grande risposta al mondo sia dei giovani, quindi di chi sta studiando, che vuole avere uno sbocco per il futuro, ma soprattutto anche per le nostre imprese, un giusto match, come lo chiamava anche lei prima. Dall'altra parte, un altro aspetto altrettanto positivo, il taglio del cuneo fiscale per chi assume e fa un percorso con i dottori di ricerca, anche qui 20.000 assunzioni col cofinanziamento, eccetera. E credo che sono dati che sono talmente straordinari che sembrano quasi, mi passi il termine, quasi un dato quasi impossibile. Quindi, ribadendo che la sua risposta mi ha molto soddisfatto, ma soprattutto per quello che succederà all'interno delle nostre università e all'interno delle nostre aziende, ma soprattutto quella risposta importante e fondamentale che va ai nostri giovani per il futuro dell'Italia. Grazie.